Namaste, io sono Ace the Brave e ben ritornati ad un altro capitolo di Gods Will Be Watching. Gli dei staranno a guardare. Siamo al capitolo 6, mio numero preferito. Vediamo un po' che cosa succede dopo lo scorso capitolo finito al primo colpo. È un capitolo abbastanza semplice, però comunque con del pathos. C'è sempre del pathos e vedete che questo pathos, questo survival, tra virgolette, viene esplorato in diverse maniere a seconda del capitolo. C'è sempre questo elemento del abbiamo il tempo, abbiamo i turni, abbiamo le azioni da fare, azioni che devono essere molto, sono molto pesanti da fare, sono molto un fardello per il protagonista, che è il sergente Burden, appunto fardello. E vediamo un po' che cosa ci capita nel capitolo 6. Quindi tutto quello che abbiamo visto nel capitolo 5 era effettivamente un prequel, un'introduzione di da dove salta fuori il sergente Burden. Probabilmente è un ricordo. Un ricordo che ha avuto, perché se vi ricordate all'inizio del capitolo scorso, Burden, parlando con Brandon mentre sta viaggiando sulla navicella, si ricorda da dove viene fuori. Quindi probabilmente abbiamo vissuto un ricordo del sergente. Un sergente che non ha ricordi, quindi è strano. È un paradosso quasi. Capitolo 6. Missione suicida per salvare il mondo. Playdog, vedete qua sopra. Ah, questo è Liam. Quindi probabilmente ci troviamo sulla matriarca. Gli altri che vedo, credo di non conoscerli. Ci sono un sacco di birre. Vediamo un po' di dettagli. A parte appunto Playdog con questo, che a quanto pare questo sembra il pianeta che conosciamo, come Sineikos. Questo è il cane probabilmente. Beh, questa è semplicemente una citazione, così. Nulla di che. Sono stato un pazzo a credere che la Federazione Costellare accettasse i termini, quando invece gli abbiamo solo dato una scusa per creare ancora più propaganda per i loro militari e per il supporto antiterrorismo. Ma ci ha reso risoluti. Non otterremo mai un mondo libero se non prendendocelo con la forza. Se noi umani siamo l'elemento che rende impossibile avere un mondo libero, allora ci rimuoveremo dall'equazione. Cactus 7 sarà la culla di questa nuova era. Se la Federazione Costellare non rispetta la vita, daremo alla vita una fortezza, tempo, armi e una chance per evolversi. Se la pace non è possibile, allora scenderemo allo stesso livello dando alla Federazione Costellare una vera guerra. Gactus 7 è solo l'inizio. Xenolifer, preparatevi ad essere latitanti, perché stiamo per diventare il più pericoloso nemico per l'umanità. Quindi qua siamo ritornati nel presente con Liam che minaccia Gactus 5 e appunto siamo ritornati come l'inizio dello scorso episodio sull'astronave. È strano, capisco sempre la mia penitenza solo dopo che sono bloccato in questa tomba. Quale chiarezza, essere certo della mia continuità. Questi ultimi momenti finali di lucidità. Tutto questo è solo una realtà percepita, promulgata ancora e ancora. Solo le stelle portano testimonianza di questa perpetua anomalia. Mi sembra di aver già fatto tutte queste scelte prima d'ora. Ciononostante, nessuna, tutte allo stesso tempo. Sempre con un'unica speranza, che la fine mi conduca via da quelle bianche pareti e sabbie. Oh mio Dio. Questi sono i capitoli che abbiamo già visto. Lo scafo è stato danneggiato. Stiamo perdendo ossigeno. L'antidoto è stato sigillato dal computer. Non dimenticate la vostra password. Non importa comunque. Gactus 7 sarà condannato tra qualche ora. Cosa diavolo sta succedendo? La Federazione deve aver fatto la sua mossa. No. È Burden, lo sento. Ah, è Shaman quello, lo conosciamo. Le capsule di salvataggio sono pronte per l'evocazione. State pronti. Che nessuno si muova, state tutti dove siete. Non abbiamo molto tempo, quindi sarò chiaro. Datemi l'antidoto o farò in modo che desideriate di avermelo dato.
Stai perdendo il tuo tempo, Abram. Ci conosci, sai che siamo pronti a morire per questo. Sono stato uno Xenolifer e con ciò so che posso far parlare Wouter con due calci ben assestati. Vedendo Claire e Frank so che il moccioso gli mancherà se gli accade qualcosa. E so che a questo vecchio importa di più delle persone che sono in questa stanza che di se stesso. Diavolo, anche tu hai i punti di vantaggio, Shaman. Quindi dimmi, dove devo cominciare a premere i bottoni? Figlio di puttana. Signore, ho già valutato la situazione. Non si preoccupi, non mi possono sentire. Ecco, proietterò delle informazioni utili sulla finestra del laboratorio. Di nuovo, solo lei sarà in grado di vederli attraverso i connettori sinaptici della sua tuta. Signore, questa stanza sta perdendo ossigeno. Lei può sopravvivere nello spazio, ma loro no. Deve recuperare le loro password prima che la riserva di ossigeno scenda allo 0%. Se uccide o libera qualcuno, ci sarà ossigeno extra disponibile per tutti. Ho calcolato anche quante persone moriranno su Gactus 7 mentre la situazione a bordo della matriarca progredisce. Può vedere i numeri qui, sembra grande, ma scenderanno in fretta. Signore, ho scansionato tutti i membri dell'equipaggio con i miei sistemi empatici. Adesso potrò controllare il loro morale. Se la volontà di qualcuno raggiunge lo zero, sicuramente confesseranno. Ma stia attento alla percentuale di ribellione. Perderà il controllo della situazione se supera il 100%. Dannazione, Brenton, quanto sei utile. Calma, Burden. Si ricordini, possono sentirla, signore. Eh? Ok, quindi qua siamo nel capitolo 6. Molto... Proprio siamo partiti a razzo. E c'è una cosa molto particolare. Burden ha già vissuto le cose. Avete visto tutti i capitoli che si sono ripetuti con situazioni assurde. Quindi effettivamente è metagame questo. E ogni volta che facciamo game over fa parte del gioco. Fa parte del gioco ricominciare, ripetere la stessa cosa, riprovare, capire come funziona e correggere i propri errori. Ed è una cosa fantastica, secondo me, di questo gioco. Questo è una cosa che mi ha veramente fatto innamorare tantissimo di questo gioco. Abbiamo 4 miliardi di vite che sono qui. Questo è Gactus 7. 59% di ossigeno. Il rapporto dell'empatia ci dice che Wouter è a 76, Ford, Frank, Claire e Shaman in diverse percentuali, la ribellione è al 76. Questo è il signor Wouter, Frank, Claire, Eddie e Ford. Ognuno a quanto pare ha una password. Qua c'è il virus Medusa. Possiamo sparare anche al virus Medusa per far incasinare ancora di più loro. Col signor Ford possiamo persuaderlo, colpirlo, minacciarlo, giustiziarlo, offrirgli la libertà o liberarlo. E probabilmente possiamo fare la stessa cosa esattamente anche col figlioletto. Possiamo anche ucciderlo per fargli scendere la volontà a loro. Probabilmente però si incazzeranno. Offri libertà, persuadi, colpisci. Colpisci, minaccia, giustizia, minacciamo. Probabilmente queste sono in ordine. Persuadi, colpisci un po' di più, minaccia ancora di più. Giustizia ovviamente lo uccidiamo e quindi non otterremo la password. Possiamo liberarlo eventualmente o comunque provare a fare qualcosa. Vediamo di iniziare da lui, che sembra il più facile. E col computer possiamo inserire il codice. Attendo input. E queste sono le parole: Op, Maun, Rauk, Ars, Blizzit, Korar, Korakuen e Aldozat. Probabilmente sono degli anagrammi di qualcosa o parole a casaccio. Opanun, Rauk, Blizzit, Korak. Tentativi rimasti 2. Ok, abbiamo sprecato il primo tentativo. Bye. Minacciamo Wouter. Vediamo cosa succede. Qualcuno mi dica una password o premo il grilletto. La ribellione è salita. Qua abbiamo perso una persona. 53% di ossigeno vuol dire che è sceso di 3. Wouter è sceso di 20 praticamente, mentre qua sono praticamente tutti uguali. Perdoniamolo. E infatti vedete, ok, questa volta sarà diverso, non fallirò, farei meglio a confessare subito. E lui si domanda perché. Quindi a quanto pare vi ho fatto vedere appunto il game over in modo che potete vedere che quando facciamo game over si vede il deserto. E effettivamente lui sa che ha fatto game over e sa che è ritornato qua. Dopo che è stato nel deserto ha fatto tutto quanto il gioco di nuovo ed è ritornato qui.
Quindi è una cosa molto particolare. Proviamo a non essere così duri con lui. Proviamo a persuaderlo. Non farmelo fare il ragazzino. Dimmi la tua password e uscirai da questa situazione. E non farlo perché ti sto minacciando. Fallo per come la Federazione Costellare darà la caccia al tuo culo se supererai questa cosa. Lo stesso vale per te, amico mio. Ti piace così tanto fare l'eroe, vero? Perché non vai ad abitare un pianeta prospero e ti godi i tuoi schiavi? Maledetto ragazzino. Loro sono saliti. Di volontà lui è sceso. Se provo a persuaderlo ancora... Ehi tu, vuoi davvero essere responsabile della morte di così tante persone? E tu non mi sembri per niente un santo. Qual è la differenza tra me e te? Il bilancio delle vittime, il significato della loro morte? Lasciami stare. Loro si sono ancora di più rafforzati, lui sta scendendo. Proviamo a persuaderlo ancora. Hai mai ucciso prima d'ora, Wouter? Dovresti sapere che stai già uccidendo gente mentre parliamo. Persone come te, come la tua squadra, tutti loro con le famiglie, le loro famiglie e le loro speranze. Persone innocenti, il cui unico peccato è essere nate sul pianeta sbagliato, governato dalla Federazione Costellare. Sì, e anche vivono e vivono anche sul pianeta col più alto rapporto schiavi umani della galassia. Hai ragione, povera gente, non hanno nemmeno idea di cosa sia il lavoro. Non hanno mai lavorato in miniera, ho alzato nessun peso nelle loro vite. Sei davvero qui per proteggere quello stile di vita? È questo il tuo obiettivo? Non adoro la schiavitù, ma non posso permettere la morte di miliardi. Certo che puoi. Hai mai pensato a quanto tu sia insignificante in tutto questo? Perché semplicemente non chiudi gli occhi e sogni di essere un martire mentre noi facciamo il nostro lavoro? Qua è sceso, ma è sceso di poco, mentre loro stanno salendo ancora di più. 79, proviamo a colpirlo. Vediamo se sale la ribellione o no. Salita, lui è sceso a 22. Qua intanto cominciano a morire le persone. La riserva di ossigeno è abbastanza bassa. Forse dovrei liberare Eddie. Proviamo a persuaderlo ancora. Perché ti interessa? Perché non ti godi una vita pacifica in un pianeta senza conflitti? Non mi sembra un rivoluzionario. Ci hai mai pensato seriamente? Cazzo sì, e come? Stiamo salvando il mondo, amico. Salvare il mondo sviluppando un'arma di distruzione di massa? Beh, se la metti su questo punto di vista, ma... Non sai cosa accadrà poi. Guerra totale, è non una leale. Wouter, puoi ancora fare del bene. La decisione rimane sempre nelle tue mani. Merda. Confesserò. Lasciami libero, per favore. Il primo codice è Kuraquen. Kuraquen. Quindi il primo codice ce l'abbiamo. Ok. Quindi lui lo possiamo anche lasciare libero eventualmente. Colpisci, giustizia, offri libertà. Libera, offri libertà. Se qualcuno mi dirà un codice, libererò Wouter. Nessuno? È così che volete giocare? A quanto pare nessuno vuole Wouter. Possiamo minacciare il bambino, ma mi sa che alzeremo la ribellione. Possiamo liberarlo, non serve più a niente tu. Tu vai nella capsula di salvataggio, ora. E l'ossigeno dovrebbe aumentare? 29% di ossigeno, 48% di ossigeno, perché l'abbiamo mandato via e quindi no, abbiamo più ossigeno per gli altri. Ora ci possiamo lavorare lui. Lui ha poca voglia di vivere perché gli interessa più il volere degli altri. Quindi dobbiamo, probabilmente lui sarà l'ultimo a cedere. Proviamo a persuadere Frank. So che abbiamo avuto delle divergenze in passato, ma questa non è una questione d'orgoglio, Frank. Oggi decideremo il corso della storia. Ma guardati, sempre così fatalista. Non è una questione di giustizia, di futura o di futuro o di qualunque cosa tu voglia, Bird. Non prenderti in giro, forse hai ingannato tutti gli altri, ma ho guardato dietro la tua maschera un sacco di tempo fa. Stai facendo tutto questo perché hai bisogno di essere un eroe, sempre combattendo contro ogni possibilità. Un giorno inganni le nuove reclute mostrandoti come testimonio della Federazione Costellare. Il giorno dopo combatti per la scienza con la ombrosa Everdusk e difendi la libertà accanto a Liam. E la parte peggiore è che hai ingannato anche te stesso. Sei ridicolo, Frank. Forse tu sei a delirare se non pensi una seconda volta al genocidio. Ma se odiare me ti fa dormire meglio la notte, avanti, stronzo. Ma ho fatto incazzare il valoroso cavaliere. Sono scesi un pochino. Ford è sceso un po' più degli altri, a quanto pare. 82%. Proviamo a persuadere. Sei fortunata ad essere da questa parte della barricata. Ma cosa ne sarà di tutte le persone a cui è capitato di nascere su Cactus 5? Pensi davvero che tutti gli abitanti di Cactus 7 siano schiavisti senza cuore?
Si è disposta a sradicare un intero pianeta solamente in base alla loro cultura predominante? Pensaci bene, Claire. Quanti sostenitori della vostra causa state uccidendo? Potrebbe esserci la tua famiglia laggiù se Liam non fosse venuto e ti avesse trovata. Non cambierà le cose, è il fatto. Forse morirò felice sapendo che la mia morte servirà a fondare le basi per un mondo libero. Sacrificherei volentieri la mia vita per la causa, in qualsiasi momento. Abbiamo veramente esaurito tutte le nostre opzioni, Abra. O forse Liam si è stancato di essere sempre dal lato dei perdenti. 36%, 82, 89, 89 e 94. Parliamo di nuovo con Claire, perché sembra far breccia questa cosa. Quindi pensi che Eddie sarà orgoglioso di avere dei parenti genocidi? Orgoglioso come lo sono i bambini di Gacto 7 verso i loro genitori schiavisti? Non segneremo ad Edward il genocidio. Creeremo un mondo degno perché lui possa viverci. E non mi interessa se finirà per odiarci o adorarci. Finché aspetterà la vita, rispetterà la vita ed il libero pensiero. Sì, è un mondo costruito sull'omicidio di massa, sarà proprio un bel mondo dove vivere. Ma non farmi ridere. Se liberiamo Eddie, offre libertà. Se qualcuno mi dirà un codice, libererò Eddie. Nessuno? Potrei liberare Eddie. Shaman è al 93. Parliamo di nuovo con Claire. Modo che abbassiamo ancora il barrone. So quanto tu ami Eddie. Non provarci nemmeno a farle del male. No, questa non è una minaccia. Sto solo provando a capire come sia possibile voler uccidere milioni di bambini. Il virus Medusa ucciderò prima loro, i deboli. Stai già forzando tutti i genitori su Gacto 7 a guardare i propri figli congelare e decomporsi in un guscio marcio e cancerogeno. Mi va bene così. Claire! Ci penso ai bambini, sì. Penso a che razza di mondo gli stiamo lasciando, non solo Gacto 7, ma in tutto l'universo. Stiamo incubando una società dove i bambini vedranno la schiavitù come una scelta di vita naturale. Non lo permetterò, non permetterò che il nostro futuro venga plasmato da mostri. Ford sta scendendo più degli altri, a quanto pare. 24% di ossigeno, continuano a morire persone. Se meno il bambino, possiamo colpire lei. Colpisci. Liberione è salita di parecchio. Ford è un pochino sceso. Gli altri sono tutti scesi in realtà. Quindi persuadiamo ancora Claire. Dite tutti che avete esaurito le possibilità, come se fosse una scusa. Continua a parlare del futuro, dell'eredità dei tuoi figli. Posso pensare a numerosi modi per arrivare alla libertà, ad esempio con l'educazione, non con il genocidio. Cosa vuoi dire? I Xenolifer hanno provato altre vie oltre all'uccidere politici e bombardare risorse federali? Avete provato a parlare apertamente con la gente? Avete provato un diverso tipo di lotta? Libri? Insegnanti? Continuate a parlare di bambini, ma preferite ucciderli tutti prima di fare un vero sforzo per educarli. Ma lo capisco, non è una soluzione immediata, e agli Xenolifer piacciono i risultati veloci e spettacolari. Perché preoccuparsi di aspettare la prossima generazione per migliorare le cose quando possiamo semplicemente far piazza pulita? Ma state parlando di uno sforzo globale che sfocerà in oceani di sangue per le strade. Gli oratori saranno incarcerati, gli insegnanti saranno trucidati. Tutte le anime gentili che oseranno seguirci, tutti morti. Esattamente, non pensi che il tuo sacrificio servirà ad impartire un messaggio migliore per le future generazioni? Fa male, non è vero? Siamo tutti incredibilmente coraggiosi quando il sacrificio non è nostro. Smettila di parlare con magniloquenza e dai un'opportunità alla gente, maledizione. Abraham. Ok, sono scesi tutti a parte Shaman. 60%. Abbiamo 4 password da recuperare, quindi una ce l'abbiamo. 1, 2, 3, 4. Quindi probabilmente Shaman ne ha una, Ford ne ha una e probabilmente loro ne hanno una insieme. O forse mi danno 5 password e io devo capirne 4, non lo so. Eddie non ne ha una. Possiamo liberare Eddie. La ribellione è il 93, quindi liberiamo Eddie, così abbiamo più ossigeno. Vediamo che cosa cambia. Mamma! Ok, loro sono scesi di molto, perfetto. 71% di ribellione, è scesa di molto anche la ribellione. Ed è salito l'ossigeno, 21% di ossigeno. Adesso vediamo anche quanto ne sprechiamo. Parliamo ancora con Claire. E Ford... forse è quello un po' più difficile. Shaman Ford è quello più difficile perché probabilmente se gli parliamo non gliene frega assolutamente un cacchio. Quindi proviamo a persuadere Ford una volta.
Perché permetti di Jason Leifer di arrivare a questo? Arrivare a cosa? Siamo sempre stati così, Abraham. Abbiamo sempre preso di mira chi supporta la schiavitù. E so che non hai mentito sulla fedeltà della nostra causa. Quindi permettimi di chiederti, perché permetti a te stesso di diventare così? Perché vuoi così tanto compiacere la Federazione Costellare? Non ti sto chiedendo di uccidere quelle 4 milioni di persone. Ti sto solo chiedendo di lasciarci fare. Lasciarmi fare è uguale ad uccidere gli abitanti innocenti di Cactus 7. E sì, rispetto la tua causa, è per questo che soffro a vedere che come si è complicata. Devo salvare Liam da se stesso, perché voglio che lui sia il leader che questo universo ha bisogno. Di cui questo universo ha bisogno. E non per essere ricordato come un genocidio, ma per il messaggio che sta portando all'umanità. Questo sarà un processo lento, il vero cambiamento può essere attuato solo nella mentalità delle persone. E non imponendolo con la distruzione di massa. Ok, Abraham, ti dirò una cosa come testimone di un secolo di evoluzione dell'umanità. È il potente che plasma il mondo, non il giusto. Ok, parlando con lui, sono scesi un po', è scesa abbastanza la riserva di ossigeno. 70% probabilmente posso minare qualcuno. Colpiamo lei. 80%, sono ancora scesi. Claire è al 28, Ford è al... Abbiamo pochissimo ossigeno, cacchio. Chi sta peggio, Claire o Frank? Proviamo a mandare via lui. Offri libertà. Se qualcuno mi darà un codice, libererò Frank. Nessuno? Proviamo a fare la stessa cosa con lei. Se qualcuno mi dirà un codice, libererò Claire. Ok, lo farò, ma lasciala andare. Il terzo codice è Blizzit. Ok, Ford Blizzit è il terzo. Quindi ci manca il secondo e il quarto. Bene, grazie. E se non liberiamo, probabilmente si incazzano. Quindi la liberiamo. Tu vai nella capsula di salvataggio. Edward, giustamente c'è tuo figlio da qualche parte. Frank credo sia sceso. Abbiamo bisogno di più ossigeno. Claire è libera. Wouter e Ford sono liberi. Quindi ti posso liberare. Non voglio uccidere nessuno se posso. Così abbiamo più ossigeno e adesso mancate voi due. Frank è al 12%, quindi in teoria basta persuaderlo un pochino. Qua abbiamo... Le morti stanno diventando troppe. Possiamo persuadere Frank? Non mi interessa se ti piace o no, ma per favore devi fermare questo omicidio di massa. Omicidio di massa? Questo è un sacrificio. E so bene che questa è la tua specialità. Non provare nemmeno a confrontare la mia missione con i vostri sforzi deliranti, Frank. Perché no? Sono un fattore di proporzioni. Giustiziare ostaggi per rubare il virus Medusa è diverso da questo? Mangiare i resti dei tuoi compagni per sopravvivere? Ucciderci per prevenire un genocidio? Solo i tuoi sacrifici possono essere considerati eroici? Stiamo solo sacrificando un pianeta per il bene di tutte le civiltà. Non stiamo salvando le razze aliene, ma gli umani da loro stessi. Dammi del pazzo, ma io credo che il nostro risultato sia decisamente migliore di ciò che hai sacrificato tu. Smettila di pensare di conoscermi, Frank. E il fatto di pensare che sia un bastardo a sangue freddo non ti rende migliore. Ci rende entrambi falliti. Lui è sceso da 10 a 7. Probabilmente se lo minaccio, se lo colpisco... Ok, va bene, figlio di puttana. Il secondo codice è Quarken, di nuovo. Coraquen... Ok, adesso possiamo... manca solo Shaman. Possiamo liberarti? Possiamo giustiziarlo anche se vogliamo. No, liberiamolo. Claire. E adesso sono tutti e tre che stanno andando... La famigliola è felice e sta andando sul pianeta. Ok, siamo rimasti io e te, Shaman. Questo sono io che mi scrocchio le dita perché probabilmente dovrò menarlo tantissimo. Proviamo a persuaderlo una volta, vediamo cosa succede. Per favore, Shaman, ti supplico. Il ribellione è allo zero, quindi possiamo menarlo tantissimo. Se lo farai, gli Xenolifer saranno cacciati e distrutti. Tutto questo sarà stato fatto inutilmente. Se fermi queste assurdità, io mi unirò alla Xenolifer e al suo scopo, questa volta senza doppi fini. Vi aiuterò ad abolire la schiavitù in ogni angolo dell'universo. E lo faremo con i mezzi di cui andiamo fieri. Saremo ricordati come eroi, non come assassini, Shaman. Non me ne frega più un cazzo. Non mi interessa essere ricordato. Non me ne frega un cazzo delle leggende.
tu potrai compiacerti dello status. Sono sicuro che una medaglia sul petto ti permetterà di dormire bene la notte. Ma non sto commentando per una piaga col mio nome sopra. Lascia che gli Xenolifer cadano, se ciò serve ad un mondo libero. Almeno permetteci di avere un dannato mondo nell'universo conosciuto dove possiamo essere liberi, Abraham. Lui è sceso da 50 a 44, credo di aver capito. Colpiamolo. Sbam! Ah, è salito addirittura, quindi non ha successo. No, dobbiamo parlargli e basta, a quanto pare. Shaman, non è questo il mondo. Rispetto gli Xenolifer, davvero, ma non posso fartelo fare. C'è ancora speranza per te. Abbandona questa sciocchezza e ritorna sulla retta via. Nostra via? Cosa ne sai tu della nostra via? Lo stiamo facendo perché non ci hai dato altra possibilità. La Federazione Costellare non ha esitato a sterminare le razze aliene che hanno resistito alla schiavitù. La mia famiglia, per gli umani, uccidere aliene è solo far pulizia, non un genocidio. È sceso a 39 da 46. In teoria, continuando a parlargli, ce la facciamo. Quindi state facendo ricorso allo stesso metodo dei vostri nemici? Qual è lo scopo di combattere per la libertà e vita, allora? Che tipo di pace pensi di raggiungere attraverso questo massacro? Per favore, Abron, sei meglio di chiunque altro che abbiamo esaurito tutte le altre possibilità. Abolire la schiavitù distruggerà lo stile di vita dell'umanità, ecco perché non si arrenderanno mai. La Federazione Costellare ha costruito un impero su oppressione e violenza. E deve cadere a qualunque costo. A qualunque costo? Stiamo parlando di 4 miliardi di vite. E quindi sto combattendo per 10.000 volte quella quantità di vite. E non sto parlando della pietà di una morte rapida, sto parlando di milioni di vite costrette in una sofferenza perpetua. È sceso a 36 da 39. Proviamo a persuaderlo ancora. Anche se creerai un mondo libero dagli umani, cosa penserai che accada poi? Pensi che la Federazione Costellare ve lo permetterà? Faranno esplodere l'intero pianeta prima di farvi vincere. Maledizione, Abram. Combatteremo ancora. Sono sicuro che Liam troverà una soluzione, come fa sempre. Rispetto Liam quasi quanto lo fai tu, ma è solo un uomo. È sceso a 23 adesso. Wow. Quindi abbiamo avuto successo. Continuiamo a parlarci. Non vuol più parlare. Offri libertà. Se qualcuno mi darà un codice, libererò Shaman. No, non vale. Possiamo minacciarlo? È sceso al 13. Devo minacciarti ancora? È sceso al 7. È sceso al 4. Ti prego, basta. L'ultimo codice è Blizzit. Ah, vai. Siamo all'1%. Perdona. Siamo all'1%. Computer. Inserisci il codice. Abbiamo un'unica possibilità. Il primo codice è questo. Il secondo codice è questo. Il terzo è Blizzit. Il quarto è Blizzit. Ben lavoro, signore. Ora mandi l'antidoto su Gactus 7. Oh oh. Uff. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta con l'1% di ossigeno, quindi stavamo per morire tutti. Mamma mia, sono sudato, ragazzi. Spero che lo siate anche voi, vi sia piaciuto particolarmente questo capitolo, a me è piaciuto molto. E tra tutte le alternative possibili vi sto mostrando quelle che sono secondo me più con pathos, più che potrebbe essere la storia effettiva del gioco. Mi ha fatto veramente molto molto piacere mostrarvi questo capitolo. Abbiamo finito appunto a difficoltà facile, ma anche a difficoltà originale, come potete vedere. Non sparare un singolo proiettile, non abbiamo ucciso nessuno, abbiamo liberato tutti, a parte Shaman che è rimasto con noi. E queste sono le cose. Non hai ucciso nessuno, ogni tanto viene ucciso Shaman. Il problema è che se uccidiamo Shaman molto probabilmente non abbiamo una password, a meno che qualcuno non ne abbia due.
Hai liberato Claire, Frank, Ford, Walter ed Eddie. Eddie è quello che viene liberato più facilmente e poi Claire, e credo sia più che giusto perché Eddie è legato ai propri genitori, Claire è la moglie del legata al marito e quindi in un certo senso sono legati molto tra di loro. Hai liberato 5 ostaggi e la maggior parte libera tanta gente e non elimina quasi nessuno. E, ah, ecco cosa possiamo fare. Possiamo uccidere Shamar dopo che ci ha dato la password. Quindi in realtà lo possiamo minacciare, poi lo ci dà la password, poi lo uccidiamo in modo che tutti gli altri dovrebbe scendere il morale anche degli altri perché si vedono appunto la minaccia di morte più tosta. La maggior parte fa persuasione, la minor parte fa la minaccia. Il tuo atteggiamento è stato pacifico, come la maggior parte, quindi molto bene anche questa volta e ci vediamo quindi al prossimo che è l'ultimo capitolo. Chi è arrivato con quella bella astronave spaziale che sembrava molto presa fuori dalle moto di Akira? Lo scopriremo nel prossimo episodio di Gods Will Be Watching. Ancora una volta grazie per la visione, condividete la playlist e mettete mi piace se vi è piaciuto e ditemi cosa ne pensate, l'emozione che state provando con questo let's play qua sotto nei commenti. Io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!